it easy today, but you're the one I miss, and I keep on working. I can see that the trees are calling back the leaves. Sunday was a shattering day, but I keep on working. Primo tempo di questa partita state vincendo di un gol, era una bella partita molto combattuta, mi serve almeno un punto per accedere alle fasi finali. Vabbè, il punto non ci interessa, noi puntiamo sempre alla vittoria, spero di vincere questa partita con il massimo dei scarti di gol. Credete, dato che avete un gol di vantaggio non è molto a calcetto, però credete già di avere la vittoria in tasca? No, la vittoria non è in tasca, però altri 2-3 gol e siamo a cassa. Cassa, sì, bocca al lupo. Siamo con i due giocatori che decideremo alla fine di questo match importantissimo. Il migliore in campo è Bozza, iniziamo a parlare con lui. Allora, Bozza è andata bene oggi, avete affrontato un attimo da Ancheros, però non aveva il portiere, quindi era un po' svantaggiato. Però diciamo che hai fatto vedere grandissime cose, sei tornato ad avere forse quella serenità,
quella serenità, quel gioco che i grandi chiavatori non avevi, la costanza. Sei sempre, diciamo, sei il perno al centro dell'attacco. La squadra non può fare a meno di te. Hai fatto 4 gol molto belli. Come è andata oggi? Per fortuna siamo riusciti a passare il turno e a vincere 6-5. No, ancora tutto. Ci sono 4 squadre a 9 punti. La differenza arriva, quindi iniziamo a parlare con Bozzo. Poi vabbè, allora, forse abbiamo passato il turno. Comunque oggi abbiamo fatto vedere che abbiamo trovato finalmente un buon gioco di squadra dopo 6 partite. E per fortuna appunto abbiamo battuto un'ottima squadra come D'Ancelius. Questo era il cosiddetto girone di ferro di questo torneo, passiamo ad Aguzzo. Il cosiddetto girone di ferro, quello più combattuto e più avvincente. 4 squadre a 9 punti, ora si dovranno fare bene i conti a tavolino sulle differenze reti. Diciamo che questo passaggio del turno è stato dovuto grazie all'ottima prestazione di Bozzo, ma soprattutto grazie a un tuo gol di culo, si può dire. Ti sei girato su un fallo laterale e l'hai presa di culo e è andata dentro, che vi ha dato, diciamo, la speranza e quasi sicuramente il passaggio del turno. Ti mancava ancora il gol in questa competizione, ne hai sbagliato uno fatto a porta vuota e ti sei riscattato nel finale. Come è andato? No, andava bene, il primo tempo mi sono mangiato il gol, ma ancora Pigno, sbagliavo. Poi per fortuna la squadra ha giocato bene. Siamo riusciti a segnare molte volte e poi l'ultimo gol di pacca destra, proprio grandissimo gol. Siete una squadra che si è saputa sacrificare, infatti quando è stato necessario Cecere che voleva giocare in attacco è andato in difesa e Dapuzzo è uscito di nuovo nonostante non era il suo momento per essere sostituito, quindi diciamo che il vostro motivo principale di questo passaggio al turno ipotetico quasi sicuro è proprio il gioco di squadra, preferite che va avanti la squadra. Sì, va bene, negli ultimi minuti appunto abbiamo sacrificato Mattia perché serviva più fisico là davanti, dovevamo proteggere il pallone e mantenere quel gol di vantaggio e ci siamo riusciti e speriamo di fare bene anche nelle eventuali fasi finali. Complimenti per la vostra prestazione, in bocca al lupo.